Un'altra cosa che ha questo prodotto, che è eccezionale, buonissimo, devo dire, è che è il primo prodotto, il primo liquore ad avere l'annata. Questo perché è un prodotto vivo, no? Quindi cambia nel tempo. Dire che è molto bello, mi piace molto vedere le persone al primo assaggio di Formidabile, mi diverto molto a vedere le espressioni, a vedere perché rimangono come se non avessero mai assaggiato una cosa del genere, effettivamente non l'hanno mai assaggiata e poi ribevono perché al primo sorso senti delle cose, dopo un po' ne senti altre. E poi non un bicchiere vuoto, no? Anche. E lascia questa complessità in bocca che effettivamente a cui non siamo abituati, diciamo. La settimana scorsa abbiamo avuto un agente in ufficio con la ragazza che poi si occupa di promuovere il prodotto nei ristoranti, eccetera, abbiamo dovuto sottrarre la bottiglia di mano. Ma qui sento le rose, Ma poi ha questa texture quando lo bevi, è estremamente vellutato, a me è questo quello che colpisce, è di un'eleganza estrema. Un'altra cosa che ha questo prodotto, che è eccezionale, buonissimo, devo dire, è che è il primo prodotto, il primo liquore ad avere l'annata, quindi diciamo con il vintage tipo vino, no? Lui lo ha fatto apposta, quindi sull'etichetta, ogni etichetta riporta l'anno di produzione, che è anche l'anno dell'infusione, quindi l'ultimo infuso 2023 è stato imbottigliato con l'etichetta 2023. Questa è veramente una novità, è l'unico prodotto, l'unico amaro liquore che abbia questo come se fosse un distillato. E questo perché è un prodotto vivo, no? Quindi cambia nel tempo, infatti può cambiare il colore da un batch all'altro, può cambiare. Matura in bottiglia. Matura in bottiglia. Assolutamente. Cambia tantissimo, alcuni aromi più freschi si perdono, no? Infatti qualcuno ultimamente si lamenta, ma non è più come l'amaro che faceva Armando. Probabilmente aveva assaggiato una bottiglia di una produzione di Armando, ma se avesse assaggiato la produzione successiva non sarebbe stata identica. È molto strano che questo accada soprattutto nei prodotti da miscelazione o da fine pasto, cioè a me non è mai capitato di trovare un prodotto che fosse versatile nel tempo, anzi quando si miscela quello che si ha è proprio un prodotto stabile, no? Un vino muta per esempio, ma un distillato di solito non succede, come non succede nei liquori, e questo secondo me è proprio il valore aggiunto. È un po' come nei whisky, no? I whisky hanno gli anni, in fondo questa è una bottiglia da bourbon, è stata scelta una bottiglia volutamente non da liquore e questo comunica, quindi è stato coerente anche in questo.